Amici di Italiano per Tutti, sono qui a descrivervi l'ultima regione italiana. E stiamo parlando della Sardegna. Dopo 20 regioni, questa è la ventesima, dal nord fino al sud, oggi parliamo della seconda isola regione italiana dopo la Sicilia, cioè la Sardegna. E prima di iniziare a parlare della Sardegna, andiamo a dire che l'Italia è divisa in 20 regioni, tutte bellissime ma molto diverse tra loro. Italiano per tutti vi accompagna alla scoperta delle regioni italiane, per farvi conoscere meglio il loro territorio e le loro caratteristiche fondamentali. E oggi parliamo della regione Sicilia, Sardegna, scusate, la Sicilia abbiamo vista la volta scorsa, parliamo della regione Sardegna, l'ultima regione che andiamo a descrivere dell'Italia. La Sardegna è una delle due regioni italiane, l'altra è la Sicilia, il cui territorio è costituito da un'intera isola, più una serie di isole minori. La Sardegna è anche la seconda isola più grande del mare Mediterraneo, dopo la Sicilia. Quindi nel mar Mediterraneo ci sono parecchie isole, come ad esempio la Corsica, come Creta, ma la Sicilia e la Sardegna, regioni italiane, sono le due isole più grandi. Il nome Sardegna deriva dalla leggenda di una donna chiamata Sardò, è originaria di Sardi, città della Lidia, zona della Turchia. Il capoluogo di questa regione è Cagliari, gli abitanti sono i Sardi, Sardegna, Sardi. Il territorio è per lo più collinare e il gruppo montuoso principale è il massiccio del Gennargentu, nella zona centrale. La fauna della Sardegna è molto caratteristica. Qui vivono, ad esempio, l'asinello bianco, presente solo sull'isola Asinara, infatti prende il nome dall'asinello, il muflone, il cinghiale sardo, il fenicottero rosa e il gabbiano corso e la specie purtroppo ormai rara della foca monaca. La Sardegna è una regione di notevole interesse turistico, ha siti archeologici di grande importanza storica e spiagge tra le più belle d'Italia. Insieme alla Sicilia, insieme alla Calabria, insieme alla Toscana, ovviamente più o meno poi tutte le spiagge d'Italia sono belle, però in particolare la Sardegna ci sono stato e ne vale la pena di provarle. Le ricchezze archeologiche più caratteristiche della Sardegna sono i nuraghi, queste costruzioni che vedete qui in foto. Si tratta di costruzioni di pietra a base circolare, di origine molto antica, e la loro funzione e il loro significato sono ancora oggi poco conosciuti. Ce ne sono centinaia o migliaia sparsi per tutta l'isola. Ovviamente ci vorrebbero, credo, 10 lezioni solo per parare dei nuraghi, perché c'è tutta una storia, c'è comunque anche non conoscendo la loro storia, c'è tutta una descrizione, cioè bisognerebbe leggere dei libri perché è veramente interessante e ampia come storia, però diciamo solo che i nuraghi sono presenti in tutta l'isola. Ricordiamo i centri di Palmavera, Tiscali, Serbissi, Barumini e Arzachena, che sono le zone principali dove si possono ammirare nella loro bellezza. Oltre a Cagliari, che è il capoluogo, altri centri urbani importanti della regione sono Nuoro, Sassari e Oristano. L'economia sarda è ricca e basata soprattutto sul commercio, sul trasporto, sui trasporti e sul turismo. Tra i numerosi centri turistici citiamo
Alghero, Stintino, Portocervo, San Teodoro, Villa Simius, Chia, la costa smeralda, così chiamata per il colore del suo mare. Infatti lo vedete qui in alto, color smeraldo, cioè azzurrino e verdino, quindi la bellezza di questi posti è straordinaria. Queste sono tutte località VIP, sono tutte località dove i personaggi italiani ricchi che hanno soldi e che vogliono sfoggiare i loro yacht si recano a Portocervo per dire per la gita in barca della domenica pomeriggio, ecco. Tra i prodotti tipici della Sardegna ricordiamo il miele, i formaggi come il fiore sardo e il pecorino sardo, il tipico pane carasau, la bottarga, che è un prodotto a base di uova di pesce, i vini come il Canonau, il mirto, liquore estratto da bacche e foglie di questa pianta, dalla pianta del mirto, i carciofi e gli asparagi. Ovviamente, oltre ad avere il turismo, la Sardegna non manca di prodotti e squisitezze alimentari, ovviamente, come abbiamo elencato. Abbiamo visto la Sardegna, una piccola e breve lezione solo per descrivervi alcuni dettagli, diciamo, riguardanti la regione. Ci sarebbero sulle regioni, ovviamente, milioni di ore di lezione ancora o di descrizione per le quali non sarei neanche in grado di spiegarvi. Questi sono solo piccoli dettagli sulle regioni italiane. Siamo partiti dalla Valle d'Aosta e siamo arrivati alla Sardegna, quindi 20 regioni straordinarie una dopo l'altra. Non è finita qui, ovviamente, perché poi vedremo le più grandi città. Abbiamo tante categorie nuove che andremo a introdurre, modi di dire, eccetera, eccetera. Quindi prossimamente arriveranno a scadenza settimanale molte altre novità, molte altre categorie nella quale introdurremo caratteristiche dell'Italia, caratteristiche della lingua, caratteristiche culturali in generale e storiche, come abbiamo sempre fatto. Come sempre vi chiedo un like sul canale, un seguimi, commentate come fate sempre, chiedete, siamo a vostra disposizione. Siamo su itapertutti.blogspot.com, siamo ovviamente su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Google+, quindi su tutti i social trovate qualcosa di diverso, mi raccomando. Scrivete se volete darci vostre informazioni, come sempre fate, anzi vi ringraziamo. Siamo alla lezione 167, quindi ci sono 166 lezioni prima di queste, comprese le regioni, da vedere e da scoprire. Grazie a tutti per la vostra attenzione, ci vediamo nella prossima lezione di Italiano per Tutti. Ciao!